Mister San Pirisi a parte, veramente c'è l'infermeria vuota? Sì, anche se no, c'è ancora Lucchesi che sta lavorando a parte e per il resto sì, sono rientrati col gruppo, Mara si è rientrato col gruppo ieri e quindi per il resto poi siamo a regime quasi. Bene, quindi hai solo l'imbarazzo della scelta nel fare la Sì, formazione. assolutamente, anche se qualcheduno chiaramente magari non ha ancora la condizione per partire dall'inizio, per fare 90 minuti, sapete anche magari per esempio la situazione di Girma o di Marras, che comunque dalla passata stagione che non fanno una partita ufficiale, per il resto sì, ho diverse scelte. Una squadra salernitana che ha il miglior attacco e la peggior difesa. Sì, è una squadra che ha un'identità ben precisa, vuole provare a comandare la partita, ha qualità tecnica, quindi questo aiuta chiaramente la finalizzazione. E poi sì, l'aspetto difensivo ha preso qualche gol di troppo, però credo che poi sia ancora troppo presto per trovare, cioè per unire le statistiche alle caratteristiche delle squadre, nel senso che 5 partite sono veramente poche, sono dettate a volte da episodi e quindi. E quindi per adesso sono relativi, incontriamo una squadra comunque forte, come dicevo prima, anche col Pisa ha perso una partita casalinga, comunque facendola bene, provandola a comandare, e poi è stata punita dagli episodi. Mister, facciamo un passo indietro. Della partita di domenica, cosa hai tratto in più? Allora, poi analizzandola con i ragazzi è chiaro che entriamo nello specifico, prima chiaramente con lo staff, poi il confronto, più che altro con i ragazzi è il confronto. Rimango molto simile all'analisi per quanto riguarda quella che ho fatto post gara, sotto l'aspetto proprio tecnico, okay? Nel senso che la squadra ha fatto la partita, okay? Certe cose le abbiamo fatte, ma quelle che abbiamo fatto non bene sono state più che altro in possesso. Perché noi quando abbiamo, anche il primo tempo, abbiamo concesso 3 o 4 situazioni, più che altro ripartenze, perché poi in costruzione su tiro non ha fatto veramente molto, anzi ha fatto poco, ma palleggiavamo non bene, ok? E quindi non legavamo i vertici, e questo ogni tanto ci ha fatto trovare aperti e ha facilitato il tipo di partita che aveva fatto il Sutilo. Su questo è. Per il resto rimango molto, molto vicino all'analisi che ho fatto domenica, che gli episodi hanno condizionato il risultato, ma, questo ci tengo molto, la cosa che ho detto ai ragazzi, se gli episodi girano male, vuol dire che l'atteggiamento non era preciso, perché io sono molto convinto che la fortuna la si condizioni, ok? Quindi che esempio ho fatto ai ragazzi? Se noi a Genova veniamo premiati da un errore a 2 minuti dalla fine contro la Sampdoria, per un, diciamo così, un errore palese dell'avversario e vinciamo la partita, non siamo stati fortunati casualmente, siamo stati fortunati perché abbiamo costruito con l'atteggiamento tutta la gara, spingendo e lavorando, facendola molto precisa e molto bene, siamo stati premiati. Quindi, se vogliamo essere coerenti nella crescita della mentalità della squadra, dobbiamo dire che se settimana, cioè domenica scorsa, pur che sotto l'aspetto diciamo così, delle situazioni offensive, abbiamo avuto tante situazioni, gli avversari poco, ma hanno concluso a favore loro, vuol dire che non eravamo gli stessi. Quindi sotto l'aspetto dell'atteggiamento abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa. E lo si capisce non tanto sotto l'aspetto tecnico, tattico dell'equilibrio, ma sulle piccole cose, sulla presenza. Cioè noi subiamo 2 gol nel primo tempo quando la squadra è schierata. Cioè siamo tutti, non è che siamo stati colpiti da un disequilibrio tattico, da una situazione. Siamo tutti lì, ci siamo fisicamente, ma non con la stessa presenza solita. E quindi se ci fossimo stati più precisi, più dentro, più presenti, avremmo potuto pulire tutte e 2 le situazioni dei gol presi. Fatto piuttosto strano, visto e considerato che tu insisti molto su questo discorso dell'atteggiamento, vero? Assolutamente sì. Se rimango, è che mi piace comunque entrare nell'analisi con i ragazzi, entrare nello specifico per lasciare che anche una sconfitta lasci qualcosa di positivo. Cioè, io mi sono presentato martedì, non tanto lunedì perché il primo giorno evito l'analisi perché ci sono tanti aspetti da guardare. Facendo questa premessa, ragazzi, se io vengo oggi e vi dico partita fatta bene, 21 tiri in porta, 6 palle gol nette,
gli altri tre palle gol e perdiamo 3-1, avrei, secondo me, avrei seminato la mentalità sbagliata. C'è sempre un motivo, cioè voglio che la mia squadra ragioni così, c'è sempre un motivo perché si perdono, qualche responsabilità nostra ci deve essere sempre dentro, anche se gli episodi non ci hanno girato, ma non è mai casuale. Mister, hai spesso usato la metafora delle montagne russe, dicendo sì, che comunque ci saremmo trovati sopra, adesso ci siamo. No, noi no, nel senso siamo dentro un campionato normale, se, nel senso che dove ogni partita, e io ne vedo veramente tante a settimana, non solo le nostre, si sfidano due squadre che entrambi possono vincere le partite, dove un episodio cambia l'equilibrio anche tattico, perché faccio un esempio con il Brescia, facciamo gol dopo 5 minuti, una partita preparata in un modo, e il vantaggio condiziona questo atteggiamento tattico un pochino, perché gli avversari alzano il baricentro, tu lo abbassi leggermente e stai dentro una partita anche costruita in maniera leggermente diversa, perché i risultati poi cambiano gli andamenti delle gare. Come del resto, io presumo che il Sud Tirol fosse venuto per chiuderci gli spazi e difendere basso, ma il vantaggio iniziale, secondo me, ha accentuato questo atteggiamento e quindi ha alzato le difficoltà nostre. E praticamente aver pareggiato e pochi minuti dopo essere andati sotto subito, noi praticamente abbiamo giocato quasi 90 minuti con una squadra in vantaggio sotto la linea palla, quindi credo che il doppio svantaggio abbia condizionato tantissimo anche l'aspetto tattico e forse anche la nostra fretta di voler raggiungere il risultato e il pareggio. Qual è la reazione che si aspetta, mister, dalla squadra dopo questa sconfitta che, come ha detto lei, le ha lasciato certezze, però anche qualche dubbio, perché diceva, io mi ricordo il primo gol, ci sono 8 giocatori della Reggiana in area di rigore e 4, però l'atteggiamento non è stato giusto. Sì, ecco, qual è cosa si aspetta adesso da questa partita con la Salernitana? Ma che prima di tutto che faccia lezione questa situazione che abbiamo pagato a caro prezzo domenica, e quindi la squadra non è che debba cambiare chissà che cosa per fare una prestazione giusta, deve rimanere se stessa, deve continuare a provare a comandare la partita, ad avere più intensità di quella di domenica scorsa, perché incontriamo una squadra rispetto al Sud Tirol che piace giocare la palla e quindi dovremo essere bravi a non esaltare le caratteristiche degli avversari, ma esaltare le nostre, quindi cercare di tenere un ritmo un pochino più alto. Ad oggi abbiamo dimostrato che se siamo bravi a tenere il ritmo alto, stiamo dentro le partite molto, molto meglio. E anche in questo dobbiamo migliorare rispetto alla prestazione di domenica. Anche perché la Salernitana soffre questo aspetto, la velocità, l'agonismo, l'aggressività, sì. Mi sembra di capire. Sì, assolutamente. È comunque un atteggiamento che generalmente soffrono tutte le squadre, perché giocare magari a ritmo un po' più basso, chi tiene il possesso un po' più semplice, soprattutto se una squadra è molto tecnica, a maggior ragione ne trae ancora più vantaggio. Però mister, Girma, Vergara, Marras, Portanova, Maggio e Gondo, il timore è di una squadra leggermente sbilanciata senza centrocampo, o riuscirà a governare questa fronte offensiva? Allora, io onestamente non vedo l'ora di poter scegliere fra tutti questi nomi, poi il puzzle ideale lo darà solo le prestazioni lo daranno, perché per esempio domenica io ho imparato cose nuove su questo gruppo, sui singoli e anche sulla squadra, perché comunque abbiamo giocato 5 partite, siamo insieme da 2 mesi abbondanti, ma ancora devo capire tante sfumature di questo gruppo e le impari solo vivendole. La prestazione di domenica mi ha dato tanto, mi ha fatto capire tanti aspetti. Per esempio, faccio un esempio e l'ho sottolineato ai ragazzi guardando anche il video della partita di domenica, noi partiamo benissimo domenica, i primi 5, il nostro pressing, le nostre situazioni, abbiamo la palla gol con Vido, prendiamo gol, ci sporchiamo subito, non siamo più noi, perdiamo distanze sulle pressioni, perdiamo un pochino di lucidità, la pareggiamo. I minuti successivi, dal pareggio nostro al gol del Sud Tirol, facciamo una prestazione straordinaria. Torniamo a essere aggressivi, i giocatori vincono i duelli, dribblano, fanno. E quindi mi ha dato tante sfumature anche sotto l'aspetto psicologico, in cui dobbiamo essere bravi a migliorare.
perché tanto andare sotto fuori casa non è come andare sotto in casa, non è la stessa, non è la stessa identica cosa. Noi l'abbiamo subita questa situazione sabato, è uno step che dobbiamo migliorare. Uno, sicuramente cercare di non andare, chiaramente di non andare sotto, ma anche se dovesse succedere, vivere la difficoltà del risultato, solo del risultato, in maniera molto lucida. Cioè stare nella partita, no, in pratica. Stare nella partita e pensare solo che sia un problema di risultato in quel momento e non di prestazione. Noi invece ci siamo fatti condizionare. Soprattutto sul terzo gol, perché se... Arrivavo lì, la partita, nel peggiore delle ipotesi, una squadra forte perde 1-2. Perché sono convinto che fino alla fine una mischia gli ultimi 5 minuti, e quindi vuol dire che sotto questo punto di vista dobbiamo fare uno step assolutamente di crescita. Mister, le chiedo due cose su due dei giocatori, che può anche dribblare. Lei credo che creda ciecamente a Stula e a Gondo, però sono due giocatori che in questo momento, Gondo effettivamente questa mancanza del gol gli sta forse un po' pesando, ma anche nelle conclusioni. Stula non lo so, perché l'abbiamo visto per la prima volta, forse lo speriamo di vederlo meglio sotto un profilo di condizioni, di atteggiamento. Allora, sono considerazioni, no, posso rispondere tranquillamente, perché sono considerazioni che faccio anch'io su loro due e su tutto il resto della rosa. Per quanto riguarda Gondo, secondo il mio punto di vista, questo è oggettivo, che per un attaccante non avere a livello numerico il gol chiaramente toglie qualcosa, o comunque sporca l'aspetto psicologico, ma credo che sia un giocatore che comunque abbia fatto sempre prestazioni di buon livello in queste partite. La squadra. Assolutamente sì, e quindi comunque è una squadra che ha segnato 7 gol, non sono pochi per una squadra che ha il nostro obiettivo, è una squadra costruita come la nostra, 7 gol non sono pochi, e quindi merito è tanto anche di Gondo. Secondo il mio punto di vista, è chiaro che sogniamo tutti, la squadra fa il tifo perché Cedri faccia gol, e glielo auguriamo il prima possibile. E anche l'ex di turno. E per quanto riguarda Stulak, chiaramente è un percorso di crescita, conoscete l'estate che ha vissuto, la partita, l'infrasettimanale con il Brescia, abbiamo forzato l'utilizzo per dargli minutaggio del campo, ed era più indietro di oggi. Però la prestazione, il risultato, ci siamo stati dentro bene. Domenica scorsa sicuramente non è stato aiutato neanche dal contesto di prestazione del centrocampo, questo è anche oggettivo, sono considerazioni che sto valutando, e sicuramente devo anche ragionare che è un calciatore che per trovare la migliore condizione deve anche giocare, ok? Però sono considerazioni assolutamente a 360 gradi che sto facendo anch'io. Mister, noi non siamo siamo alla seconda sconfitta consecutiva. L'anno scorso non eravamo abituati, perché avevamo la Pareggiana che non vinceva mai, ma non perdeva quasi mai, tranne quando è arrivato lei a darci la terza sconfitta di fila. Ma le pesa, no? Oppure ci dobbiamo abituare che questa è una Reggiana che vince e perde perché, diciamo, è una squadra talmente offensiva che è più facile che vinca che... Allora, secondo me questa squadra ormai ha un'impronta iniziale ben definita, no? Che lavora con dei principi ben precisi, e probabilmente questa sarà la base. Però sicuramente nella crescita del percorso della squadra si vedranno anche tante altre cose. Quindi quello che voglio dire io, che perde le partite mi rompe le scatole, soprattutto in casa. Sono arrivato da voi domenica sera con un nervoso, perché arriviamo con record di abbonati in Serie B in un momento che la squadra sta bene, cioè stava particolarmente bene secondo il mio punto di vista. Dopo la sosta c'era tutto per regalare, e la prestazione secondo me l'ha anche dimostrato, che la squadra voleva regalare questa vittoria, un'ennesima vittoria al nostro pubblico, alla nostra gente, e non esserci riusciti. Insomma, ha fatto rosicare tutti, e quindi la cosa a cui tengo a dire è che questa squadra non si deve abituare a perdere. Questa categoria vuole la continuità, quindi prima idea su domani, subito a fare punti. Squadra che ha un obiettivo preciso, deve vivere per fare i punti, poi ognuno ha il proprio mezzo per arrivare al fine, queste sono caratteristiche delle squadre,
ma continuità di risultato e la sconfitta, bisogna lavorare col pensiero che la sconfitta faccia male e quindi bisogna tenerla più lontana possibile al di là delle caratteristiche della squadra. Mister, dici che solo giocare ti fa trovare ritmo partita. In questo contesto, Girma, a che punto siamo? Come si colloca? Secondo me siamo arrivati a un punto che potrebbe cominciare a mettere minuti nelle gambe. Questo sì, magari le settimane precedenti si era solo avvicinato al lavoro con il gruppo, adesso anche confrontandomi con lui siamo arrivati al momento che potrebbe cominciare a mettere minuti nelle gambe. Mister, io le chiedo se secondo lei magari con Iñakiti e Reinhardt questa squadra può avere un pochino più equilibrio, essere un pochino più protetta, e seconda cosa, entrando un pochino più nello specifico della Salernitana, che schema utilizza e quali potrebbero essere gli uomini da tenere particolarmente d'occhio, insomma. Grazie. Allora, parto dalla Salernitana, gioca un 4-3-3 che magari quando può trasformare anche in 4-4-2 per magari essere più offensiva, una squadra che come dicevo prima prova a comandare il gioco, lavora bene come principi di gioco. Per quanto riguarda i singoli, dovrei stare qui a raccontare la rosa probabilmente, nel senso che ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Noi dobbiamo sempre pensare di squadra, avere mentalità e avere le nostre certezze, anche dentro le difficoltà della gara, vivere di certezze che sono quelle dei principi di gioco, quelle dell'idea che abbiamo fin dal primo giorno. Per quanto riguarda Reinhardt e Iñakiti, è una domanda che mi aspettavo, perché senza di loro abbiamo preso 3 gol in casa, a Pisa abbiamo perso con loro, fa parte del gioco. Credo che ognuno abbia delle caratteristiche e secondo me devo essere bravo a usarle, a sceglierle bene anche nel tipo di partita che andiamo a affrontare. Secondo il mio punto di vista, sono ancora convinto che tipo per la partita che ci aspettavamo col Sud Tirol, serviva un pochino più di, avendo poca profondità, più magari gente brava anche nel giocarsi il duello anche fisico più che di corsa, ma il risultato mi ha dato torto, ma questo fa parte del gioco, fa parte del mio ruolo, e quindi poi di volta in volta rispetto alle partite possiamo scegliere, nel senso io oggi ho una squadra a parte quei 2-3 calciatori che sapete che arrivano da un percorso diverso, che possono veramente giocare tutti in questo momento. Mister, non le voglio far salire sul, però, anche perché siamo dopo solo 5 giornate, però ci sono diverse visioni, cioè c'è chi come il presidente parla, la Reggiana sarà protagonista, c'è chi invece dice solo la salvezza. Io le chiedo questo: la Reggiana può lottare, può giocarsela con tutte le squadre di questo campionato? Lei avrà visto anche le altre. Se, cioè, qual è la dimensione di questa Reggiana, se allora, si può dire? No, ma secondo me, allora, per qualità e anche per mentalità, questa sarà una squadra che proverà a giocarsela contro chiunque. Poi ci sono 3-4 squadre nettamente più forti come organico, questo è oggettivo. Però mi sembra, dico sembra perché 5 partite sono poche, ci sia un equilibrio notevole, forse ancora, credo che come partenza di campionato sia quello un pochino più equilibrato degli ultimi anni, perché di solito in partenza ci sono 4-5 squadre che fanno più fatica, normalmente quest'anno sono le grandi, magari che sono partite piano, e quindi per ora dimostra che c'è grandissimo equilibrio, e quindi quando c'è questo equilibrio bisogna vivere ogni partita sul filo di run, perché veramente dentro le partite spessissimo può vincere una squadra oppure l'altra. Ma questa è una Reggiana che avrà una differenza se gioca al Città del Tricolore, se gioca in trasferta, cioè come mentalità, come atteggiamento? Le ricordo che l'anno scorso purtroppo la famosa pareggiana ha vinto solo 3 partite e questo ai tifosi un po' dispiace. Sì, no, allora l'idea è chiaro di giocarsi ogni partita per provare a vincerla, poi il modo spesso lo decidono anche gli avversari, nel senso che dipende che tipo di avversario si va a incontrare, se è un avversario che vuole comandare la partita, se ti schiaccia, ci sono avversari che tu magari vuoi stare a 30 metri dalla porta ma non ce la fai perché l'avversario ti porta più in basso. E quindi l'unica cosa che pretenderò rispetto a differenza di partite
che al di là di quello che si prepara per la partita e succede poi dentro il campo, voglio una squadra pronta a convivere in maniera lucida con tutte le situazioni di campo che possono succedere, perché strategia gara e al fischio d'inizio può durare il primo tempo se il risultato è in equilibrio, altrimenti già il risultato sposta gli equilibri delle partite, perché poi nella ripresa spesso le partite con 10 giocatori nuovi in campo, 5 da una parte, 5 dall'altra, cambiano molto sotto l'aspetto tattico, ma anche nei duelli singoli. Quindi non ci dobbiamo aspettare due Reggiane, cioè se in casa che fuori avrà la No. stessa mentalità. Sì, cioè, l'abbiamo dimostrato anche fino ad oggi. Cercheremo di fare quello che siamo capaci a fare e poi non do una risposta netta oggi perché anch'io come voi non so tutto di questa squadra, non so tutto e soprattutto non siamo a regime, ci mancano ancora 4-5 giocatori importanti e quindi ci sarà un altro nuovo equilibrio magari da trovare per poter esaltare al massimo le qualità che ha questa squadra. Però, mister, domani bisognerebbe vincere. Questo noi volevamo vincere anche domenica scorsa, ci piacerebbe vincere. È fondamentale fare risultato. Questo assolutamente perché bisogna interrompere e ricominciare a pedalare. Grazie.